Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Torna uno dei video più attesi del mese, ovvero il super video unboxing. Direi ragazzi di non indugiare oltre, di iniziare a aprire tantissimi pacchi. Tu che dici, Milo, apriamo? Apriamo o no? E niente, si è bloccato il gatto. Allora, iniziamo subito ad aprire con il primo pacco che è qui, è arrivato. Andiamo subito ad aprire, vediamo cosa c'è. Finalmente ragazzi completiamo Fire Force con il volume 34, l'ultimo volume, e la sua variant speciale che è uscita proprio per celebrare la chiusura. Si gode totalmente, non vedo l'ora di leggermelo. Poi continua Blue Lock con il volume 23, anche questa serie adrenalinica fantastica che amo. Continuiamo Yomi no Tsugai con il volume 3 e abbiamo ancora altre due cosine, perché esce anche il volume 4 di Evol di Atsushi Shikaneko. Ragazzi, non trovavo il verso, effettivamente è questo, sì, è dritto così, con la tizia al rovescio, ok. E poi abbiamo Guitar Shop Rose, finalmente il mitico volume 2 del manga musicale di Tsutomu Takahashi. Voi penserete che sia finita qui, ma in realtà no, perché è arrivato, diciamo, un doppio pacco dalla lista meme, e effettivamente adesso andrò ad aprire e vedremo che cosa c'è. So che vengono entrambi dalla stessa persona, che effettivamente mi ha avvertito, mi ha preavvertito della cosa. Allora, vado a prendere come sempre il foglietto prima di vedere il contenuto. Abbiamo un regalo da Peruz 98. Maledetto Peruz, di nuovo tu. Dai Michele che ci portiamo avanti. E ricorda, è grazie alla lista meme che riusciamo a portarti un po' di cultura. Da Peruz 98, quindi cattivo proprio Peruz. È qui bello tosto con queste dichiarazioni fortissime. Infatti mi ha regalato, ragazzi, il saggio su One Piece con in copertina Eiji Aonuma che è stato confuso per Ichiro Oda. Ragazzi, lasciamo perdere, questa è veramente una storia a parte, però molto divertente. E oltre a questo, quel maledetto di Peruz mi ha anche regalato il volume 5 della divisa scolastica di Akemi. Basta, per favore, lasciate andare, smettetela con questo manga, non ne posso più. Peruz, sei un manigoldo maledetto. Grazie per questi simpatici regali. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. Pacchettino, regalo appena arrivato. Andiamo subito ad aprire e scopriamo che cos'è. Ora c'è un biglietto, dice dal mitico Arnaldo: Michele, in attesa di Blue Giant Supreme, una graphic novel tutta italiana su uno dei più grandi e controversi interpreti del jazz mondiale. L'Italia è stata la sua seconda patria, nel bene e nel male. Da Arnaldo. Grazie mitico Arnaldo per il regalo. Il buon Arnaldo mi ha mandato infatti 5 minuti due volte al giorno. Vediamo un po' come sarà anche questa graphic novel, tutta a colori, sembra veramente figo, comunque una bella storia di musica, e scopriremo un po' anche questo fumetto. Grazie ancora mitico Arnaldo, grande. È arrivato poi un pacchettino da Starshop, il nostro store online di fiducia. Come sempre ragazzi, codice Mari15 per i vostri acquisti e per godere, perché se usate il codice Mari15, godimento assicurato. Ora andiamo ad aprire. Posterini e segnalibri, come sempre. Partiamo con un manga che aspettavo tantissimo, Finché morte non ci separi. Siamo arrivati al volume 7 di questa fantastica opera. È il nostro Arata, chissà cosa combina, cosa succederà, chissà, con questa udienza, con questi tribunali. Fantastico. Altra opera che mi sta piacendo tantissimo, Don't Call It Mystery. Siamo già arrivati al volume 3. Sono molto curioso di proseguire questo manga, che secondo me è stato adattato molto bene. Poi, manga fantastico, ragazzi, Medalist 4. Sono pronto ad emozionare. Per questi personaggi mi fanno davvero morire, ma una delle migliori uscite dell'anno in assoluto, ragazzi. Jumbo Max con il volume 5, e con Jumbo Max, ragazzi, Tsutomu Takahashi attira anche il buon Milo qui con noi. Continuiamo poi con Shangri-La Frontier, sempre divertentissimo. Per tutti i gamers, ragazzi, non perdetevelo. Mononogatari, siamo arrivati al volume 6, come vedete, questo molto carino e divertente. Poi abbiamo, ragazzi, mitico Kenshin con il volume 11, bellissima questa edizione Perfect, una figata pazzesca. Poi abbiamo due webtoon, in particolare Sweet Home, che siamo arrivati al volume 9, quindi rientriamo un po' in questo mitico palazzo in mezzo alla suspense, chissà cosa verrà fuori. E poi The Boxer, anche questo una figata, ragazzi, si vola.
Detto questo, continuiamo a spacchettare. Pacchettino in arrivo da Vinted, andiamo subito ad aprirlo. Ho fatto un recuperino volante, mi sono recuperato infatti i primi 4 volumi di World Trigger. Volevo un po' scoprire questo manga e allora li ho presi. Vediamo un po'. Non è finita qui perché c'è anche un pacco da edizioni BDJ Pop Manga. Andiamo subito ad aprirlo. Qui ragazzi è arrivata una grandissima figata. È arrivato Blue Giant Supreme del mitico Shinichi Shizuka, anche la locandina dell'arrivo del Sensei a Milano, come avrete visto nel vlog, è stato un piacere incontrarlo, grandissima figata. Continuiamo con un altro pacchettino che in realtà arriva da Promo Comics. Allora, andiamo ad aprirlo perché dovrebbe essere un'iniziativa di Libraccio. Infatti è arrivato il mega box di Libraccio di Promo Comics. Questo sarà disponibile presto per stimolare i lettori alla lettura dei manga. Allora, cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo innanzitutto un foglio che ricapitola un po' tutta l'iniziativa Leggo Fumetti di sabato 2 dicembre. C'è una bella spilla con Leggo Fumetti. Poi abbiamo diverse preview, ragazzi. Infatti abbiamo la preview di Skip and Loafer, poi la preview di Kaya, edizioni BD, poi abbiamo la preview di Harrowsmith, la preview di Frieren, la preview di Cryptid Club, una preview di Corto Maltese, la regina di Babilonia, la preview di Che faccio da grande, la preview di Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, la preview di Amane Gymnasium e la preview della novel della speciale di Dokusho Edizioni. Diciamo un pacchettino carino per scoprire, diciamo, cosine che uno non conosce. Tanta tanta roba. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. Altro pacchettone, andiamo ad aprire. Finalmente un nuovo volume di una serie fighissima che mi piace troppo, La taverna di mezzanotte. È arrivato il volume 8. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. Pacchettino in arrivo da Coconino, andiamo subito ad aprire e vediamo che cosa c'è. Potrebbe essere un po' di uscite interessanti. Infatti abbiamo i primi 2 volumi di My Why di Minetaro Mochizuki, questo è molto curioso di scoprirlo, e poi abbiamo il primo volume di Polvere di Stelle, davvero uscite super interessanti per Coconino. Detto questo, continuiamo a spacchettare. Pacchettino volante, apriamo subito. È arrivato il volume 6 e il Movimento della Terra. Questo, ragazzi, non vedo l'ora di leggermelo. Detto questo, andiamo a spacchettare. Pacchettino in arrivo da Starshop, il nostro store online di fiducia. Andiamo ad aprire e scopriamo che cosa c'è. Come sempre, codice Mari15 per godere. Posterini, cartoline, segnalibri, oggi anche la spilletta di Starshop, incredibile. Finalmente abbiamo il volume 3 di Shaman King The Superstar. Continuiamo, ragazzi, con Gacciacuta, con il volume 3 regular e il volume 3 variant, doppietta totale. Il volume 106 di One Piece. E poi, ragazzi, ho preso anche il volume 4 di Yan per continuare quest'opera di Toshokan. E attenzione attenzione, finalmente il volume 2 di Aria the Masterpiece. Questo me lo pappo subito. Detto questo, continuiamo a spacchettare. Pacchettino in arrivo, andiamo ad aprire. Allora, andiamo un po' cosa è arrivato. Qui mi hanno regalato l'album di figurine di Naruto. Poi abbiamo finalmente, ragazzi, Tracce di Sangue 15. Quanto l'abbiamo aspettato. Poi ho preso la Christmas Valley di Jujutsu Kaisen in questa bella bustina luccicante e il volume 6 di The Witch and the Beast, visto che me l'ha regalato tutto la Gainsuik, il mitico Blackshed. Allora, lo continuiamo. Detto questo, continuiamo a spacchettare. Pacchettino in arrivo da Starshop, il nostro shop online preferito. Vediamo che cosa ho ordinato di bello. Una preview e soliti segnalibri. Super, super. Ma una tipella nuda io non apprezzo particolarmente tutta questa situazione. Parlerò personalmente con quelli di Starshop. Allora, ho ordinato il duro lavoro di Musubu, volume 5. Poi i Raiassumi 2 di Higo Shinzo, che io, Michele Mario, ho incontrato a Lucca. Giant Killing, volume 52. Detto questo, continuo a spacchettare. Altro pacchettone, ragazzi, sempre Starshop, il nostro store online di fiducia. Mari 15 e si gode. Apriamo e vediamo che cosa è arrivato.
Innanzitutto abbiamo la nuova tote bag del mese e qui con 50 euro di acquisti ve la beccate sia online che nei negozi Starshop, sempre fighissima, disegnata da Bevilacqua. Poi ragazzi, cartoline, segnalibri, posterini a non finire praticamente. Partiamo ragazzi con il volume 20 di Dragon Ball, che goduria questa super edizione, non vedo l'ora di andare avanti. Volume 2 di Yawara, ancora devo iniziare l'uno, però questa edizione mi sta soddisfando alla grande, è davvero bella. Continuiamo poi con Jujutsu Kaisen, siamo arrivati al volume 23. Provo a continuare anche Squalificati con il volume 9, chissà, sarà questo l'ultimo numero prima del drop oppure continuerò, resta sempre un grande mistero questo manga che ancora non riesce a convincermi del tutto. Anche numero 9 per Sensei allo Scambas, invece questo mi ha convinto alla grande, grandissima serie disegnata da Shiori Teshirogi. Continua anche Devil Lady con il suo volume 5. Finalmente abbiamo il volume 35 di Black Clover, non vedo l'ora di proseguire questa storia, sarà probabilmente uno dei primi volumi che andrò a leggermi, come leggerò tantissimo I Am a Hero, volume 21, penultimo volume della serie, anche con questo tanto godimento. Figata anche Akane Banashi 3, sono super contento dell'uscita di questo volume, mi sta piacendo davvero tanto questa serie molto inusuale, molto originale. E poi altra serie super originale sul mondo delle startup, Trillion Game con il volume 5, anche qui si torna a godere alla grande. Detto questo ragazzi, continuiamo a spacchettare. Altro pacchettino volante, continuiamo con un'altra novità che attendevo tantissimo, infatti finalmente è arrivato il volume 6 di Manshu Opium Squad, che grandissimo manga. Non è finita qui perché Panini mi ha mandato oggi un pacco, non so cosa c'è all'interno, vedremo un po'. Ora diamo un'occhiata, c'è un bigliettino e c'è il volume 1 di Hikaru no Go, la nuova edizione. Il bigliettino dice: caro Michele, per questo Natale basta classica tombola, che ne dici di provare invece una partita a Go? Tra le pagine di questa preziosa riedizione del capolavoro di Takeshi Obata sarai immerso in una delle storie che ha reso popolare in tutto il mondo il gioco del Go. Buon Natale e buon divertimento. Buon Natale anche a voi gli amici di Panini e grazie davvero per il pensiero, super carino. E detto questo ragazzi, continuiamo a spacchettare. Pacchettone in arrivo da Starshop, questo ragazzi non so cos'è, lo apro anche io insieme a voi, cercando di capire cosa mi hanno mandato. Vediamo un po', come al solito taglierino di ordinanza, e vediamo cosa c'è. Non mi hanno mandato nessuna lettera, quindi adesso ragazzi andiamo ad aprirla e vediamo che cosa c'è al suo interno. Innanzitutto Starshop, ti auguriamo buone feste, grazie di cuore per l'impegno e la passione che ci hai dedicato, con la speranza di poter continuare a collaborare in futuro. Poi ragazzi, come sempre, ci sono un po' di bigliettini di Starshop, c'è anche il mitico segnalibro e poi sono finalmente dei bei regali, perché il nuovissimo volume di Junji Ito Studies, questo ragazzi lo volevo tantissimo, mi hanno fatto sapere che lo volevo, spettacolare, non vedo l'ora di leggermi con tutte le interviste e gli extra sul mitico Junji Ito, quindi bellissimo regalo. Poi un bellissimo Dylan Dog profondo nero, Sergio Bonelli editore, bello questo cartonato, bellissimo volume ragazzi, sono molto molto curioso di leggere anche qualcosa di italiano, quindi si gode. Non finisce qui perché c'è anche una spillettina di Starshop, sempre bellissima. E poi abbiamo tutto quello che devi sapere sul Giappone, viaggio a low cost, 10 giorni con meno di 3.000 euro, addirittura tutti i trucchetti sul Giappone, quindi qui abbiamo un po' una guida sul Giappone veramente carina. E poi chiudiamo con un bellissimo portachiavi di Starshop, ragazzi. Che gentili gli amici di Starshop che mi mandano questi regali, gentilissimi, grazie. Amici di Starshop, buon Natale anche a voi, mando un bacio. E intanto continuiamo a spacchettare. Pacchettino arriva da J-Pop Manga, vediamo che cosa c'è, andiamo subito ad aprire. E prima partiamo, questo è super carino, eh? Sembra un pacchettino natalizio, quindi vediamo un po'. Sì, è molto carino ragazzi, è molto molto carino. Andiamo a vedere cosa c'è al suo interno, apriamo. Manga is coming to town con J-Pop, vediamo ancora ad aprire anche questo piccolo adesivo che va a sigillare il tutto. Abbiamo innanzitutto una lettera. Ah, qui devo scrivere le mie 5 letture preferite del 2023 di J-Pop. E poi qui abbiamo ragazzi un panettoncino super carino, guardate quanto è super carino, e
c'è anche uno scaldacollo brandizzato J-pop. Detto questo, ragazzi, buon Natale, continuiamo a spacchettare. Pacchettino arriva dalla lista meme, ragazzi, andiamo subito ad aprirlo e vediamo che cosa c'è. Allora, cerco di recuperare subito i biglietti, così becchiamo anche chi è stato. Allora, qui abbiamo un regalo da chi ti ha regalato il primo. Non c'è due senza tre, il quarto viene da sé. Buon Natale da chi ti ha regalato il primo. Capiamo. Abbiamo il volume 4 di PPPPP. Quindi il primo me l'ha regalato quel maledetto di Popix al Comic-Con, che mi ha addirittura regalato la variant. Quindi è stato lui. È lui il colpevole, maledetto Popix. Questa me la paghi. Grazie per il caloroso pensiero di buon Natale, maledetto, questa la paghi. Comunque grazie per il supporto. Detto questo, ci spostiamo a un altro pacco, perché effettivamente è arrivato un altro pacco gigante dalla lista meme. Cerchiamo di capire un po' cosa sia. Ora c'è questo gran paccone qua, adesso vado ad aprirlo, vediamo che cosa c'è. Un regalo da anonimo viaggiatore. Almeno puoi lavorare in maniera seria. Questo anonimo viaggiatore pure mi puzza un po', ma mi ha regalato addirittura, ragazzi, un bellissimo kit con la chimica dei mostri. E questo, ragazzi, lo facciamo in live. Questo si fa in live di brutto. Chissà chi sarà questo anonimo viaggiatore. Grazie davvero. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. Altro pacchettone, andiamo subito ad aprire e vediamo cosa è arrivato. Allora, altre uscite ancora prima di fine anno. Vediamo un pochino. Mi hanno mandato il suo stramaledetto album di Naruto. Ok, va bene, va bene. Veniamo al dunque, perché finalmente è arrivato il volume 8 della Perfect di Soul Eater, quindi continuiamo questa bellissima serie. Abbiamo anche il volume 10 di Voice Abyss, ma soprattutto finalmente questo mese hanno ristampato i due volumi che mi servivano per completare Inio Asano, ovvero il volume 7 e il volume 8 di Dead Demon Destruction. Sono davvero contento che finalmente riesco a completare questa serie con questi due volumi che li ho cercati in lungo e in largo, ma erano super esauriti. Finalmente ci siamo. Non è finita qui, perché abbiamo anche l'ultimo pacchettino di Starshop dell'anno, quindi il nostro store online di fiducia. Andiamo subito ad aprire, vediamo che cosa c'è in questo ultimo ordine del 2023. Allora, spillettine, poster, segnalibri, c'è un po' di tutto. Iniziamo col manga che attendevo tantissimo, ovvero il volume 9 di Under Ninja, i ninja disadattati, ci vuole proprio. Poi la comicità continua con il volume 14 di Meshul, altra serie super divertente. Poi abbiamo il volume 18 di Rent a Girlfriend, una serie che aspettavo tantissimo, con il suo volume 5, ovvero Tsugumi Project, del mitico Ippato, figata. E poi concludiamo con un grande classico, finalmente il volume 9 di Sanpei. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. No! No, no e poi no. Il video unboxing finisce qui, ragazzi. Direi che fino a qui abbiamo spacchettato abbastanza, almeno per questo mese. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e come sempre vi chiedo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale, come lasciare un bel like sotto il video, così il video performa, ragazzi, va meglio solo grazie a voi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, perché è sempre un grandissimo supporto e con il vostro supporto potrò portare contenuti sempre più importanti. Entrando nella community, che con il vostro segui potrà crescere. Community che trovate anche nel gruppo Facebook di Nerd, vi lascio il link in descrizione. Entrate, venite a parlare con noi di manga, venite a condividere i vostri acquisti, vi divertirete. In descrizione trovate anche il link al mio canale Twitch, dove sono live quasi tutti i giorni, e il link al canale di uno spammino Telegram, un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online. Quindi se vi iscrivete lì non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciando il mio contatto social, ovvero la mia pagina Instagram, michelemario86. Ricordatevi di passare anche su quel profilo e di lasciare un bel segui, perché ci sono tanti contenuti extra, tante cose diverse. Vi aspetto e magari scrivetemi anche in DM. Detto questo, direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!